Meravigliosi, meravigliosi, Andrea e Federica, vedi Enzo ti fa l'applauso, siamo tornati proprio per buttarci, tuffarci nell'ultima parte della trasmissione con Enzo Gragnaniello. Enzo, parlavamo di Sanremo, 1999, Enzo Gragnaniello partecipa con una certa Ornella Vanoni al Festival di Sanremo con una canzone stupenda, si chiama Alberi. Che esperienza è stata e com'è Sanremo visto da dentro, anche se probabilmente quel Sanremo di 20 anni fa è per tante ragioni molto diverso da quello recente. Beh, intanto come nacque quella collaborazione con Ornella? Ma fu una sera che ci incontrammo io, Caterina Caselli, insomma c'erano altre persone così in una cena e così nacque. Lei, Caterina, diciamo era... mi stimava molto artisticamente, aveva questa stima per me. Poi così, non lo so, mi trovai lì a cantare una canzone, stavo pure Ornella, cantammo una canzone insieme. Caterina si affascinò subito, dice ma sarebbe bello andare a Sanremo insieme. Io la verità Sanremo non è che l'ho pensata mai, non è stata mai una mia... grande ambizione. Ambizione, però Sanremo, mo ci vuoi Sanremo. È sempre Sanremo. È sempre una manifestazione che sono cresciuto. Insomma, a me disse come no, Ornella sicuramente, cioè, ma ci piaceva, Ornella. Certo. Era bellissima la cosa. E così direi tanto che fece. Dice, scrive una bella canzone per... Sanremo, poi la presentiamo, così fu, la presentammo, piacque molto questa idea di mettere questo napoletano e questa... Beh, una coppia veramente... Era bella, era bella, sì. Era una specie, io era una specie i querci e lei invece le foglie, capito? La vedevano così la cosa, addirittura mi ricordo un giornalista disse su un giornale quando andammo a Sanremo, ecco la bella e la bestia. No, per dirti, un altro dice, ma ricordo disse il barbone, io ero il barbone. Beh, ma è proprio una cosa esagerata. Loro dicevano, poi c'è poi proprio sul giornalista, durante una conferenza stampa fatta da me e Ornella, no? Ma lì come una curiosità, ma come ti è venuta questa cosa, la bella e la bestia? Ma sai, poi dobbiamo vedere chi è la bestia tra voi due. Si è salvato in calcio d'angolo. Ricordo Ne capisco proprio. Voi, che lato, un barbone. Ma sai, io ho detto barbone per dare questa immagine di questo sì, qua. Sì, un po' bohemienne. Un po', sai, lei, questa aristocratica. Sì, insomma, un barbone. Ma niente, figo, io li amo i barboni. Io sono cresciuto che i barboni. Sono stata a dormire. L'hai raccontato. Però, voglio dire... non esageriamo. Mettila in un modo più poetico. Più poetico, meno offensivo. Mi hai fatto proprio una chiamaca, no? Un barbone. A belle a bestie, un barbone. Insomma, un Sanremo insomma, molto fratelli Grimm. Senti, ma
Ricordo che Enzo Grandinello ha vinto per 3 o 4 volte il premio Tenco. 4 volte? 4. Vedi, me l'ero segnato. E quindi puoi anche dirci, prima lo stavamo iniziando ad affrontare il discorso, oggi si canta, anche se non dobbiamo generalizzare, ma insomma oggi si canta più per l'apparire che non per l'essere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vorrei capire da te se intravedi in questa nuova generazione di artisti, anche napoletani, interessanti, qualcuno che secondo te ha quell'imprinting vecchia maniera che dicevi tu prima. C'è qualcuno che ti incuriosisce, che reputi interessante, senza voler far torto agli altri, naturalmente? Non lo so. Sì, alcune volte ho sentito, non mi ricordo i nomi, non seguo questo. Prova ad aiutarti. Però ti posso dire che ho sentito che ci sono dei ragazzi, però non hanno, diciamo, non hanno proprio quella che la radice là, capito? La spina dorsale che c'è, che cantano bene, a volte anche delle belle parole così, però non vedo, a parte religiosa, di noi napoletani. C'hai sempre questo elemento mistico. Non è mio, scusa, no. No, voglio, ma se no capivano fatta. No, io non appartengo a nessuna religione. No, lo so. Non me ne frega. La tua unica religione è la religione, che dico io, questo è chiaro. Religiosità, ecco, in un senso spirituale la cosa. Cioè, tu la musica, non sei pazzica la musica, non è una cosa che puoi usarla per gli sporchi interessi tuoi e degli altri. Per me, io parlo quel lavoro, per tante assolutamente che io rispetto. Ecco. Assolutamente. Però la musica, pur se lo fai per lavoro, come vuoi tu, insomma, farla con un senso spirituale, dico, con un senso sacro, fai qualcosa, che ti imparato a fare la musica, che ti imparato la musica, ma tu non sei la musica, ti imparato la musica. Allora, c'è stato tutto a fare un discorso, che la musica è seria, è una cosa seria. A questo non c'è dubbio. Nel 500 a Napoli, nel 1500 a Napoli, la musica, a parte quelle villanelle, cose che nascevano, però Napoli, la musica di Napoli era stregona, ci stavano gli sciamani, ecco. C'erano i vulcani attivi, dove c'è il fuoco c'è sto sciamano, sto stregone. E cantavano i napoletani. Perciò Vittorio Il Tufo dice che ti ha definito lo sciamano di Vico del Cerriglio. Vabbè, ti rivedi in questa sì. Definizione di Vittorio? Ah, già avrei fatto qualche miracolo. sarebbe buono. Guarda, ne abbiamo sperimentando. Penso che mai come in questo momento ne avremo grande bisogno. Lo sto sperimentando. Poi quando sarà pronto, fai sapere. Tu facci un messaggio. Vabbè, meno male, la stava a dire. Andiamo avanti. No, volevo dire che comunque alla fine la musica si è data in un senso serio, cioè in un rispetto per questa energia invisibile, ma che vuoi trasmettere? La stupidità tua, già ce ne sta troppo. O virus si sta pianurito con tutta la mano, per colpa degli imbecilli, la gente che tengono l'imbecille dentro, che l'imbecille intendo, la parte scura, no? Che non riesce a vedere la verità. Noi dobbiamo fare qualcosa, la musica può liberare, cioè può pulire l'anima, purifica, la musica purifica. Vogliono, tu quando vanno a fare musica, lasciamo come disinfettante dell'anima. Come igienizzante dell'anima, mi piace perché in questi tempi... disinfettare, apparire, sembra apparire, vogliamo l'apparenza inganna. Questo è vero. Disinfettare in questo momento è fondamentale. Nonostante la pandemia, nonostante tutto, sei riuscito, lo dicevo prima, a sfornare un nuovo disco che è in tuo posto sbagliato. Ero su posto sbagliato. Sei un esegeta, riesci a entrare a interpretare il mio pensiero prima ancora che lo esprima. Allora, qual è il posto sbagliato? Il posto sbagliato non esiste, perché il pianeta è un paradiso, è bellissimo in ogni angolo, non esiste il posto sbagliato. L'unico posto sbagliato,
nella testa. Per esempio, se tu ti comporti male con me, tu ti trovi in due posti sbagliati. Certo. Se tu mi dai la mano moscia, tu stai in due posti sbagliati. Se tu mi imbrogli, stai imbrogliando, stai facendo qualcosa, stai in due posti. I posti sbagliati sono tutti i comportamenti sbagliati. Bello, bello. Allora, questo disco è dedicato a quelli che sbagliano. No, o sbaglia una cosa e fa festa una persona. E questo cosa. Non c'è dubbio. O sbaglia ti impara che tu la prossima volta non la. Anche una scuola o sbaglia. Sbagliando si impara. Pure i fatienti sono una scuola. Guarda, né sottovaluto i fatienti. Guarda, che ci sarebbe da fare una trasmissione a parte sull'argomento. Maestri. A così ti impara che tu non devi essere fatente con me. Senti Enzo, siamo quasi ai saluti finali. Agli sguccioli. No, siamo quasi ai saluti finali, ma speriamo e crediamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si possa tornare gradualmente alla normalità. Certo. E si inizia quindi di nuovo a ragionare di concerti, finalmente, di live. Ce ne sono diversi in programma. Da maggio in poi, tu hai detto in un'intervista sempre al Mattino che ti manca tanto il contatto col tuo pubblico, un concerto dal vivo, ritornare insomma a guardare negli occhi le persone. Hai qualcosa in programma? Ma io il 12 febbraio c'ho un concerto al Teatro Trianon. Allora, sì, proprio. Invitiamo, visto che fra pochissimo invitiamo tutti i telespettatori a tu per tu ad andare al Teatro Trianon. Noi abbiamo avuto anche Marisa Laurito qua, nostra gradita ospite, quindi il 12 febbraio, concerto di Enzo Gragnaniello. Sì. Che meraviglia. Lo dici così? È come la. Volevi portare una bandina, uno striscione, però la verità. Senti, mannaggia. Senti Enzo. Vabbè, non voglio rompere l'antica amicizia, ma in chiusura, ma se col maestro De Vivo ci improvvisi qualcosa, ce la fai una dedica finale ai telespettatori di A Tu per Tu, oppure sei reticente? Ti trai? Ma schiappa così. Vabbè, ma così, ma tu lo sai, freddo, non stare dentro al posto sbagliato, non ti puoi negare. Tra l'altro mi ha accompagnato pure il maestro Piero Gallo. Allora proviamo a fare questa cosa. Proviamo a fare una dedica ai nostri telespettatori. Piero, prendi il mandolino. Va bene, se il maestro Gallo ci onora. Vedete, è tutto siamo live, non abbiamo interrotto nulla, avviene tutto nella maniera Piero più, si è trovato più per spontanea. E adesso vedrete che qualcosa di bello succederà. Ti volessi davantare all'albero rosso, vado a far sentire l'attore che sta a muro. Ti volessi addavantare un po' che sono, vada fa sentire il calore che sto bene. Ti volessi addavantare un po' che vento, per trasica forza linda vocatore. Ti volessi addavantare con il mio silenzio, per poter sentire tutti i respiratori. Passami, a questa volta passami. Crirami, o non ti cerco più. Passami, questa volta passami, credami, poi non ti cerco più. E volessi addavantare polline vasi, per poter carengo a pe capirla tua.
volesse a diventare magari suon, vada fa sonna da tu mi circa a me, basama, perché stavolta basama. Crirama, po non ti cerca più. Crirama, po non ti cerca più. Da fa sentir l'addore chi sta amore e volesse addavantare un po' che sole, ma da fa sentir il valore chi sta bene, vasama, perché stavolta vasama. Eh beh, questo tripudio del nostro studio te lo sei meritato tutto. Io ti ringrazio perché ci hai fatto un regalo. Resterà negli annali di questa televisione, di questa trasmissione, questa tua esibizione incredibile di Vasamet. E ringrazio tantissimo il maestro Gallo e il maestro De Vivo che sono stati tuoi partner in questa esibizione. Mi hai fatto un grande regalo. Ti voglio bene assai. Io invito tutti i telespettatori di A Tu per Tu, che per fortuna sono numerosissimi, ad andare a teatro. I teatri sono luoghi sicuri, non c'è da aver paura. E quindi il 12 di febbraio è anche un sabato, come mi faceva notare Enzo Agliardi, e quindi saremo ben volentieri in fila per prendere il biglietto e ascoltare il concerto di Enzo Gragnaniello. Credo che glielo dobbiamo a questo straordinario figlio di Napoli, che tanto ha fatto e tanto ancora dovrà fare, perché ti ho detto, sei sempre ragazzino, quindi tu avrai altri 100 anni ancora per deliziarci. Mi raccomando, con una buona salute. Sì. Vengo a trovare a tutti. Sempre, mi raccomando. vedo che come ti avevo detto, la verve non l'hai persa, grazie a Dio. Grazie Federica. Grazie di cuore Andrea, grazie amici di GT Channel che ci seguite, grazie amici di PN, grazie di cuore a Salvatore, grazie di cuore a Stefano, grazie di cuore a Luca, grazie di cuore a Raffaele, a Carmine, a Mario Albano, al nostro produttore Tony Florio, a Enzo Agliardi, insomma. O Salumiere, no, quello mo, diciamo, ci deve preparare da mangiare, che a quest'ora facciamo uno spuntino breve. Ma grazie poi naturalmente, e questo consentimelo, a tutti i nostri partner commerciali, perché come si suol dire, senza sord non si canta una messa. Sempre a proposito di canzoni e religione, caro Enzo, grazie, ci vediamo il 12 al Trianon e ci vediamo magari a un tuo concerto dal vivo in una bella piazza, magari con James, e siamo sicuri che ci farai sognare ancora. Sicuramente. Un abbraccio a tutti cari telespettatori di A Tu per Tu, noi ci vediamo la prossima settimana, ma in questa settimana
Mi raccomando, state sintonizzati ancora di più su GT Channel e su PN, perché a proposito di Sanremo, saremo a Sanremo in diretta ogni giorno nei pressi del Teatro Ariston, dove cercheremo di darvi aggiornamenti in tempo reale su quello che accade dentro e fuori il Festival della Canzone Italiana. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!